Salve a tutti, ben ritornati su SnowRun. Allora ragazzi, questo sarà un video particolarmente lungo perché oggi ci mettiamo senza andare fuori dagli schemi prefissati da me per questo video. Andiamo a recuperare questi famosi rimorchi in spazi per la mappa, almeno per la diga e la mappa principale, e li andiamo a vendere. Perché? Perché prima cosa abbiamo bisogno di soldi, secondo voglio vedere di comprare un camion un po' più performante, eccetera, ovviamente tra quelli che ho disponibili tra DLC e gioco base, e poi perché i rimorchi che troviamo non possiamo tenerceli, ma semplicemente dobbiamo venderli per comprare i rimorchi, appunto. E ci sono rimasto un po' male, diciamo così, perché pensavo che una volta trovati li mettevi nel tuo garage e buonanotte, erano tuoi senza comprarli. Invece no, devi comprarli. Vabbè, mettiamo un po' la mappina. Questo si trova qui. Ok, andiamo a prendere quelli là un po' più distanti da noi. Sì, ma io qua non ci arrivo mai, non ci arriverò mai. Però noi possiamo fare in questo modo, lo tratto di strada di cacchina, ecco qua, zona base. Questo che cos'è? Ricambi per trivellazione. Ok, e dove va portato ricambi per trivellazione? Vediamo un po'. Vabbè ragazzi, non ho trovato la cosa. Comunque l'importante è andare qua. Andiamoci a prendere questi due potenziamenti. L'altro dove stava? Vediamo un po'. Un altro sta qui. Di rimorchio. Potenziamenti. Non è vero, potenziamenti. Ma li abbiamo già presi? Ah sì, li abbiamo presi. Quindi dobbiamo prendere solamente quei due. Va bene. Va bene. Allora, prima cosa andiamo a vedere quanta benzina abbiamo. Ricordiamo. Ricordiamoci che abbiamo solamente 1200 di carburante a disposizione, quindi stiamo attenti. Comunque, si parte? Si parte, dai. E si parte all'avventura, ottenere. Devo mettere le marce corte? Mi sa di sì. Inizia il panico. Madonna, dove cazzo sta andando? Che? No, tu stai pure col cervello. Dove caspita devo andare io? Aspettare un attimo, aspetta. Oh, no, io ho proseguito dritto. No, non devo andare dritto. Scusate ragazzi. Non c'è un posto per arrampicare. Ma dove caspita dovrei andare io con questo camion? No, ma tu stai pure, ma non si può scendere da camion e andare a piedi, no, eh? Aia. No ragazzi, se permettete a questo punto me lo faccio fuori mappa, perché fuori camion, fuori mappa. Perché qua è una cosa allucinogena. Oh mamma mia. O Santa Barbara. Ok, arriviamo qui. Ci pigliamo il malloppo e ce ne andiamo. Vero? Ok. Bella lì. Adesso io devo fare marcia indietro, facci tua. Spero che non si sentano i colpi di martello, ragazzi, i martelli più magici, perché stanno lavorando in un appartamento qui
il nostro condominio. Aiuto. Grazie albero che mi proteggi. Grazie mille. Questa è zona X qua. Questa è zona X. Piano. Vai piano. Oh, piano. Io qua ci muoio, ragazzi. Se mi vedete cappottato, sappiate che è la fine. È la fine. Sono morto. Basta, stupido. Dio santo. Ma come caspita pretendi che io ci vada là sopra? Provolone regino. No, ma tu sei scemo. All'interno, ragazzi, potrebbe essere un'esperienza unica, ma io qua ci muoio. Ho paura. Vabbè, andiamo, va. Ma perché te ne sei andata a impantanare qua dentro? Scusami, tanto spazio che c'è sulla strada. Segui la strada. Rincoglionito che non sono altro. Il problema è la strada, dove sta? Ah, di qua. Vai, vai. Ma che ce la fai? Ok. Oh mamma. Rialzati. Bravo così. Andiamo piano piano perché qua è un casino. Io sto passando in un posto dove non dovrei passare proprio con un cane. E lo dimostra il fatto che sto andando sulle rocce. Aiuto. Madonna. Se non erano per le rocce, buonanotte. Madonna. Aiuto. Aiuto. Per Dio aiuto. Madonna. Madonna, dove cazzo sto andando? È messa? Lo sto vedendo. Mamma. Le esperienze da brividi, ragazzi. Mi fate uscire da questo pasticcio, grazie. Madonna, io faccio muoio. Sono morto. Aiuto. Permesso. Madonna, che trambata che ho dato. La trambata micidiale alla roccia. No, 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 non devi cappottare. No, 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 no. Esatto, perfetto. Esci da qui. Devo andare di là, eh. Ok. Ah, vero. Senza marce queste qui non vai da nessuna parte. Me lo dimenticato. L'albero a cui abbiamo teso la mano, la pargoletta mano. Allora, dove sta il buon compagno? Qua, di qua, giusto? Sì, sta lì. Quella piano. Dai. Perfetto, perfetto. Ok, e questo abbiamo fatto. Adesso è proprio il casino e tornare indietro. sì, faccio prima fare così, dai. Faccio un po' così. Faccio un po' così. Faccio un po' così. E ce ne andiamo. No, l'albero. Oh mamma. Sono morto. Aiuto. No, non sono morto. Scusami. Scusami. Ma io sto rimorchio qua, ma lo posso portare a casa? Scusatemi. Questo qui. Che non è... Ah no, forse questo non è... Ma io questo rimorchio lo posso prendere. O fa parte della stessa missione. Ah no, fa parte della missione. Però non si trova da nessuna parte. Ma no, ma io qua come passo? Scusatemi. No, è impossibile che io passi da qui. No, no, è impossibile, no.
Sì, è vero, quest'uno uno scavezzacollo, però affondacollo no. Scusa un attimo, è baby Pasquale, ma io qua non ci vado. No, non esiste, ragazzi, questo passaggio qui non esiste. Dobbiamo trovare un altro passaggio, ma non è qui. Non è qui. Torniamo indietro, andiamo sulla strada e vediamo un pochettino, perché qua non è assolutamente cosa. Allora, torniamo indietro. Andiamo qua, seguiamo la strada. Appena troviamo il rimorchietto, ce lo andiamo a prendere e ce lo portiamo a casa. Però a questo punto possiamo fare una cosa. Vediamo un po' se questo rimorchio qui è prendibile, perché lo possiamo prendere. Se lo possiamo prendere, siamo a cavallo. Vediamo, lo possiamo portare questo? Sì, ah no, lo possiamo portare. Perfetto, allora lo portiamo a casa, dai. La strada però fa schifo, però. Ah, scusate, voi che abitate qui, la strada migliore no, Dai, dai, fai bravo. Fai bravo che ti do una caramella dopo. Sì, è morto. Dai, cocco, vai. Vai, cocco fritto. Oh, vai così, vai così, tiralo. Vai, vai, vai che tiri. Vai che te lo tiri. Vai così. Vai che forse il peggio è passato. Porco Dio. No. No, nell'uno e nell'altro verso. Devi andare dritto, amico mio. Esatto, così. Vai dritto così. E siamo a posto. Qua la vedo dura, Devo andare dritto, senza accappottare. Olè, vai, 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 che siamo vicino alla strada. Vai così. No, amico mio. Non andiamo d'accordo così. Oh, ragazzi, siamo arrivati alla strada, dai. Cosa può capitarci adesso? Non lo so, adesso vediamo. Questo è il tunnel dell'amore che va dall'altro lato. Oh, là. Dai. Aspetta. Oh, ma io qua posso andare a vendere allora. Questo lo posso vendere allora. Aia. Ok. Ho fatto semplicemente una bronzita. Vabbè, non fa niente. Allora, diciamo che questo lo lasciamo un attimino qua, Ok. Grazie, amico mio. Stai lì, non ti preoccupare. Poi arrivo con l'altro camion, Facciamo una cosa, ritiriamoci a casa, a meno che qua non abbiamo altro. Allora, abbiamo questo rimorchio qui da recuperare. Sì, però vabbè, la strada è piccola, va bene. Ah, questo è una parola, questo. Buonanotte. E come lo recupero qui? Vabbè, dobbiamo venire col camion con la ralla. La ralla, sì. Il camion col cassone, dai. Io mi ritiro a casa, ragazzi, e ci sentiamo tra poco. Allora, ragazzi, visto che siamo in zona, ho visto che c'è un rimorchio di andare a recuperare. Allora, lo recuperiamo.
e poi andiamo a fare gli altri, anche perché ho visto che vabbè, ciao piano, ho visto, stavo dicendo che praticamente, ma che è sto cane? Scusa, buongiorno. Così almeno, ragazzi, andiamo a recuperare un rimorchietto che sta esattamente qui, dovrebbe sta. Ah, questa è una missione, però. Questa è una missione. No, ma io non voglio fare la missione oggi. Anche perché questo qual è? Rimorchio perso? No, io devo andare qui. Tu stai pure di testa. Ma come caspita lo recupero io questo? Per di qua, devo andare per forza per di qua. Ma voi siete scemi, eh? Le missioni furbe queste sono. Vabbè. La vogliamo mettere nel video? Ma sì, mettiamola nel video, dai. Vabbè, mettiamola nel video. Abbiamo detto che facciamo un video un po' più lungo. E un po' più lungo sarà. Che dobbiamo fare? Non so come sia possibile, ma tutti continuano a perdere la propria roba. Abbiamo un altro rimorchio di belle a piede libero. Puoi riuscire a cercarlo? Io lo so dove sta, frate. Inizia la traccia. Stradina. Stradetta. Ma io di qua ci passo. Sì, ci passo, dai. Dai. Vediamo quanto tempo ci rimane da vivere qua. Io mi ricordo, questa è la prima, è la strada che abbiamo fatto la prima volta. Io cambio, già andiamo male. Già andiamo, vabbè, ciao. Vai piano. Madonna, tanto. Sono morto. Non è vero, sono vivo. Sono vivo. Però io mi sono messo in 7 situazioni, porco 2. Oh mamma mia. Ma come si fa? Ricordatevi che qua ci dobbiamo ritornare, quindi. Per questa strada, con rimorchio, perché non sappiamo che cacchio di rimorchio è. Dai, andiamo a prenderci questo rimorchio, andiamoci a rinfrattare malamente, andiamo a morire malamente secondo me. Ma io devo salire di qua, però io do vabbè, e come ci vado io qua col rimorchio dell'antenati tuo? Basta, fa male. Oh madonna. Ma non è possibile che noi possiamo passare di qua. Ok, è qua, vabbè. Ma io posso andare di qua. Appo, frena qui, non ti muovere. Allora, cerchiamo un bivio per andare in strada, perché qua ecco qua. Allora, vediamo un pochettino. Allora, io posso passare anche di qua. Volendo, ti posso anche passare. Andiamoci dentro. No, non ci posso passare. Un rimorchio è un po' cacacacchio. Allora. Facciamo così. Olè. Sembrava dura, ma ce l'abbiamo fatta. Forza. A posto. Faccio qua. Ecco qua il rimorchietto. A posto. Ok. E questo abbiamo fatto.
L'altro rimorchio sta qui. Rimorchio di servizio. Ok, ce lo prendiamo. Sì, siamo vicini. Ni. Ma comunque dobbiamo andarla a prendere, dai. Vabbè, è tutto una via dritta, così, fine qui. Vabbè. E non devo mettere anche il segnalino, dai. Mi sto quasi per ammazzare, lo sapete, no? Permesso. Oh, noi siamo qui, dobbiamo andare dritto, giusto? Ehi, dobbiamo andare molto diritto. Scendere di qua, andare di là. Prendere questo. Io me ne vado di qua. O per di qua, adesso vediamo. No, di qua no. Dove caspita me ne vado io? No, ma io qua ci muoio con... Se devo passare di nuovo di qua con il rimorchio ci muoio. Quindi no, dobbiamo trovare una strada alternativa, ragazzi. Ok. Siamo quasi alla foce. Sì. Uppala. E vai vai. Crashete. Dai cocco, dai. Dai cocco B. Dai, vai così che ce la fai. Vai così che ce la fai. Bravo. Bravo. Olle. Collega rimorchio. Perfetto. Adesso decidiamo la strada da prendere. Se noi prendiamo questa qui, non usciamo da nessuna parte. Se prendiamo la strada più lunga, c'è speranza. Però non vi garantisco nulla, quindi qualcosa dobbiamo fare, perché tornare indietro, ragazzi, è cosa la pazza, no? E se facciamo questa missione qui, visto che abbiamo questo rimorchio qua a disposizione, vediamo un po', ripari il camion. Facciamo questa, dai. Ripariamo sto camion. Vediamo un po' come vanno a finire le cose. Male. Andrà a finire male. Vabbè. Facciamo questa missione, dai. Vediamo che cosa combiniamo. Può darsi che ci dà un camion? Non lo so, adesso vediamo, dai. Sì, però se mi fai rimanere impantanato qui, che utilità è? Scusi, rimorchio. È un po' troppo pesantina. Sì, sì, sto arrivando, fratello, un attimo su. È un po' critica la situation qua. Spero che non si stiano sentendo, ragazzi, questi rumori di trapani a percussione in sottofondo, perché non ci posso fare nulla, ovviamente. Vai, è pure in salita qui. Vai così. Dai, 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 fratello, dai. Olle. Sì. Si va. Ok. Fatto. Riesco a fare questa strada. Allora, se riesco a fare questa strada, siamo a cavallo. Il problema è scendere. No, scendere no, sti cacchi. Andare di qua e proseguire, che mi sembra quanto fattibile. Ah no, questa non è quella strada lì che dicevo io.
Oh, questa ammazza solamente, se è quella strada che dico io. Questa l'abbiamo fatta quando abbiamo recuperato il camion. No, il povero Cristo qua, qua sotto. Chiapamo o non chiapamo? Oh, meno male, dai. Forza. Forza e coraggio. E la miseria, nulla ce la stiamo facendo però. Ok. Perfetto. Ok ragazzi, ho dovuto cambiare, come potete vedere, assetto. Perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ok, tutto sommato stiamo andando spediti, dai. Occhio alle ranocchie. Occhio a traliccio. Primo occhio va. Dove cazzo abbiamo lasciato il rinocchio? Come ha fatto il rinocchio a staccarsi? Oh mamma mia. Io mi sentivo un po' più leggero. Però... ma veramente. Cioè abbiamo fatto tutto sto casino, il rinocchio è rimasto lì. Sapete che è questo? Perché non ho un altro aggancio. Evidentemente qua mi sono sentito talmente appantanato che magari inavvertitamente ho premuto F. E non va bene. Ah, posto. È un tratto abbastanza complicato. Diciamo che l'abbiamo fatto. La prima. Poi dobbiamo fare la seconda. Vediamo se ci riusciamo. Ma in teoria sì. Ah, io me la ricordo sta strada. Non è per niente facile. Perché ho scelto questa? Non lo so, ragazzi. Ah, ho capito che strada è. Io questa salita qui me la ricordo molto bene. Oh, lei. Ragazzi, non avete visto un cazzo, lo so. Mi dispiace. Oh, adesso portiamolo alla base. Poi veniamo qua, ragazzi, ci pigliamo
quell'altro rimorchio. Così ragazzi, per il momento concludiamo questo video. Poi nel prossimo continueremo a prendere gli altri rimorchi. No, aspetta. Ci sei sempre? Sì, che sempre. Mazza ragazzi, che video avventuroso che è stato questo. Non so nemmeno da quanto tempo sto registrando, quindi cercherò di non farvi vedere 3 ore e mezza di video. Ah ok, là c'è la diga. Sì, scusa, perché sta questa strada così? Che noi l'abbiamo riparata già. Quindi leva sta roba. Quella no. Oh mamma. Ma siamo alle prese della fattoria? Sì. In mezzo al campo non c'è niente, eh? No. Wow. E ok. Rimorchio recuperato. Ok. Andiamo. Qua vendi, perfetto, e abbiamo recuperato un altro po' di soldi. Ci siamo a 91.300. ok, andiamo allora a recuperare anche l'altro. Vabbè, la strada la conosco, devo andare fino qui, perfetto. Ovviamente alla cava poi dobbiamo andarci con il camion a ralla. La ralla sarebbe appunto quel giunto che sta sul telaio posteriore del camion, che permette appunto di prendere i semi rimorchi. Dai ragazzi, allora ci sentiamo qui sulla diga. Ok ragazzuoli, ce l'ho il rimorchio, eccolo qui. Abbiamo delle casse anche sopra, quindi a questo punto io non lo vendo, me lo tengo lì a garage in modo da avere già un'eventuale missione. Penso che saranno componenti meccanici o qualcosa del genere, dopo andiamo a vedere. Almeno così abbiamo tutto già predisposto, senza che devo andare a prendere la roba al magazzino o dove devo andare. Abbiamo già su il carico, dobbiamo solamente andare a consegnare praticamente, e poi questo rimorchio poi lo vendiamo una volta terminata quella missione, ovviamente, che andiamo a fare. Ma d'altro canto, noi sulla mappa possiamo vedere che cosa ha come carico il rimorchio? Mi sembra di sì. Adesso vediamo, ci siamo quasi. Ecco qua. Ok, che cosa abbiamo qua sopra?
attimo, occhio con questo, mi sembrano i componenti meccanici, dovrebbe essere. Sì, comunque abbiamo 1, 2, 3, 4 colori di morti ancora da raccogliere. E questo qui dovrebbe essere i ricambi. Vediamo un po'. Vediamo un po' l'emissione. Ricambi per riparazione, eccolo qui. E ci abbiamo un rimorchio, quindi va bene, dai. Va bene, ragazzuoli. La maggior 84 è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente commentate, condividete, lasciate un like. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritto. Ovviamente in descrizione trovate il link diretto alle playlist del canale. Noi ci vediamo alla prossima con SnowRunner. Ciao a tutti. Thank you.